Eccoci, adesso mi vedo correttamente. Non so se voi riuscite a vedermi. Allora, eccoci qua. Bene. Allora, aspettiamo che arrivi qualcuno. Ciao Patrizia, buongiorno. Ciao cara, come va? Come state stamattina? Avete fatto buoni sogni? Ciao Alba. Sono bellissima, ti ringrazio. Ti ringrazio, mi sono appena svegliata, mi sento tutto tranne che bellissima, però è bello avere un complimento di prima mattina. Buongiorno, grazie mille Patrizia. Claudio, buongiorno. Alba, ciao. Allora, io ho sognato il mio papà. Ah, ma che meraviglia! Stupendo. Ed era un buon sogno? Buongiorno a te, Maria Grazia di Leonardo. Ciao, Maria Pina. Ciao, tesoro. Ok, siamo già 20 persone. Maria Basile, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, oggi ci troviamo come al solito per la nostra meditazione quotidiana. Gualtiero, ciao, come stai? Diana, buongiorno, bella ragazza. Oh. Diana, sei già la seconda che mi dice che sono bella stamattina, quindi vi ringrazio immensamente. Emma Serpico, ciao. Sì, meraviglioso. Oh, sono molto contenta. Katia, ciao, Lillina, ciao, Antonella, Marta, Adriana, Mariana Caputo. Bene, aspettiamo che arrivi ancora qualcun altro e poi cominciamo fra una decina di minuti. Allora, come sta andando il vostro ritiro spirituale in casa? Possiamo anche chiamarlo così, un ritiro spirituale. Per noi sta andando molto bene. Me e le cagnoline, Laura Calderini, ciao, Ginetta, ciao, ciao ragazze, buongiorno tesoro, è vero, sei proprio bella, grazie. Erika Fuchs, buongiorno, Antonella, ciao, buongiorno a tutti. Il nostro ritiro sta andando molto bene perché ovviamente più si prolungano i giorni e più si va in profondità. Non so se capita anche a voi. Domanda di riserva. ma non stai bene? No, dai, che ti sento qualche volta che stai bene. Antonella Stroppa, Mara da Rodda. Sì, Mara da Rodda, buongiorno. Valeria, ciao. Ezio Ricci, Rizzi, buongiorno a tutti. Grazie, grazie a voi. E sì, noi stiamo bene. Stavo dicendo, è chiaro che più andiamo avanti nella quarantena e più dobbiamo raffrontarci con noi stessi, no? Non so chi di voi è da solo in questa quarantena. Ciao Ileana, ciao Milena, ciao Andrea. Valle e Flavio presenti. Meraviglioso. Buongiorno Sara, buongiorno Ileana. Meraviglioso il ritiro con la tua compagnia. Grazie, molto gentile. Che carina. Milena Incontri, buongiorno Sara. Io sto così bene, Sara, che per me servirà l'esercito per farmi uscire fuori. Ma tu sei con tuo figlio, Diana, giusto? Rosalba, ciao, buongiorno. Pasquale, ciao. Adriana Strasiotto, ciao. Sabrina Gulli, siete meravigliosi tutti. Bene. Sì,
Parrebbe che la settimana prossima potrebbe esserci, scusatemi, qualche interruzione di linea, qualche interruzione di rete. Non so se state seguendo tutte le notizie che stanno girando. Addirittura dicono che potrebbero arrivare quei famosi 3 giorni di buio. Michelle, io sono con i gatti. Bello, io sono con i cani. Bella Michelle, Giuseppina, ciao Sara Marchesi Dula, ciao Sara, come stai? In caso questa notizia fosse vera, la famosa operazione Cobra, noi siamo abituati ad essere centrati e la passeremo con molta. Buongiorno Marina, ah, che meraviglia! Manuela Pisella, ciao Giorgio Fersini, Mary Ambrosino, buongiorno. Noi la passeremo con grande centratura. Adesso oggi probabilmente in Facebook pubblico qualcosa perché mi stanno arrivando da varie fonti queste notizie e quindi a questo punto va bene, ho deciso di pubblicare anch'io e vediamo che cosa succede. Vediamo davvero se saremo così fortunati al cambiamento dall'epoca che stiamo vivendo all'epoca d'oro di questa umanità. Speriamo davvero di essere qua per vederla. Allora, Bianca Guareschi, ciao. Patrizia May, io essendo terrona sono troppo abituata a uscire a abbracciare tutti, ma sto vivendo in modo sereno questo periodo. Bene, sono molto contenta. Anch'io, io non sono terrona, ma ti dirò che anche a me piace abbracciare tutti e chiacchierare con la gente, e anche baciarli, ti dirò, non in bocca, ovviamente. E comunque è una cosa che sì, che un pochino il contatto fisico manca anche a me. Però c'è un grandissimo contatto con le guide, c'è un grandissimo contatto con il mondo altro e quindi non so, c'è una grandissima apertura di canali, è una cosa molto forte. Sara, bene, bene, sono contenta. Ciao Bianca, sono contenta. Come stai Bianca? Meglio? Ti sei ripresa completamente? Farebbe piacere sentirlo. Cinzia, ciao, Marina Bisceglie, Maria Pina Menefre, buongiorno, Franca Savoldi, ciao, buongiorno. Buongiorno, io sono Laura Melluso, sono con mio marito, un figlio, 2 cani, un gatto, il mio pensiero, i miei figli al nord. Ah, ok. Bene. Però vi sentite, no, per telefono? Franca Savoldi, buongiorno, Rosalba Memi, ciao, Barbara D'Asio. Perfetto. Allora, sia vada come vada, sia come sia. Noi continuiamo a lavorare sul nostro cuore, continuiamo a lavorare Ciao Fabrizio Del Balzo, molto piacere vederti, tanto tanto. Barbara D'Asio, Memi, buongiorno. Raffaele Cifreoni, Daniela Persico, buongiorno. Sara, Vincenza Di Martino, buongiorno. Oh, sono molto contenta che stiamo arrivando tutti. Francesca Alessandra Ferraro, buongiorno. Come stai, Fabrizia? Fabrizia è veramente una donna coraggio. Quindi sono molto contenta. Io e Fabrizio siamo conosciute per via dei bulldog e adesso lei sta affrontando un percorso di vita molto grande e la stiamo aiutando tutti e ha un grandissimo cuore, un grandissimo coraggio. Quindi le voglio molto bene. Tanto bene, Fabrizio. Marilena, ciao, come stai? Bianca, sto meglio, grazie. Oh, Bianca, vi dicevo che è quel medico che ha dovuto fare la quarantena a casa perché ha contratto il virus, ma adesso sta molto molto meglio. Quindi sono felice, Bianca, di testimoniare anch'io la tua guarigione. Sono molto felice. Barbara D'Asio, buongiorno, ciao, ciao, buongiorno. Ciao Sara Bella, ciao Annalisa. Sì, ci sentiamo, grazie a Dio, fantastico, sono molto contenta. Ciao Mirella, ciao Marina Basile. Ciao, ci siamo conosciute a Pescara. Ah, davvero? Cavoli. Bene, sono molto contenta. Ok, scusate, non vi ricordo tutte per nome, ma sicuramente poi quando vi vedo di persona vi ricordo. Adesso ad ottobre ci sarà il nuovo convegno con tanti altri relatori, quindi sono molto contenta. Keep it strong. Ciao Marilena, veramente. Katia San, ciao Francesca Gargano. Patrizia Lucetta Cara. Bene. Ok, allora se volete cominciamo la meditazione. Siete pronte?
Così facciamo almeno 2 giorni alla settimana di meditazione profonda e poi. Ciao Divas. Ciao Emanuela. Allora, Sara, ma sai che noi ci siamo conosciute a Ferla? Oh, ma veramente? Questo era praticamente 2 anni fa quando andai ospite al convegno internazionale di Reiki di Gaetano Vivo. E nel frattempo feci un giro stupendo in Sicilia. Mamma mia, il convegno è stato bellissimo, ma è stata stupenda proprio anche la Sicilia. Oh, quanto mi è piaciuta! Avete un luogo stupendo. Sì, cara Sara, io sono con mio figlio, lui fa lezioni online, io ho tanti corsi di meditazione, ginnastica, leggo tanto, canto molto e mi riscopro nel mio più profondo. Riscopro l'accontentarmi con poco, apprezzo il silenzio. Tu sai che vita frenetica ho sempre avuto. Auguri, nostra cara Bianca. Eh sì, lo so, bene. Bellissima la scritta sulla maglietta. Start the revolution in the heart. Sì, iniziamo la rivoluzione proprio nei cuori. Antonella Virzì, ciao, buongiorno, buongiorno Valentina Barone, buongiorno a tutti, ti aspettiamo. Sì, io non vedo l'ora di poter ricominciare a muovermi. Comunque, ciao Maria Rosa, molto piacere. Comunque, intanto. Dicevano che si possono fare infiniti viaggi, no? Stando a casa. Ed è quello che stiamo veramente sperimentando, che possiamo allargare la nostra coscienza, essere ovunque, con tutti coloro che noi amiamo, anche stando fermi, anche se il nostro corpo rimane fermo. Momento magico con il vostro supporto, Giuseppina. Grazie e davvero. Ciao Anna Maria Squeri. Sara, aspettiamo che ritorni in Sicilia. Sì, vengo presto perché io amo moltissimo la Sicilia, come amo tutta l'Italia, devo dire sinceramente, ma ci sono alcune regioni che mi hanno toccato il cuore, probabilmente perché sono dei ricordi che ho di altre incarnazioni, sicuramente. E quindi sì. Ciao Maria Grazia Amato, Lid Fraccari. Ciao Lid, che piacere vederti, la Lidia. La Lidia è una mia cara amica in poesia e ci siamo incontrati in Puglia per il nostro giro di presentazione del libro e sono molto contenta di vederti qua. Ciao Katia, bellissima Katia. Spero di conoscerti di persona presto. Benissimo, allora se siete pronte. Ragazzi amato, buongiorno bella Sara. Maresa Crestan è intervenuta, benissimo. Allora, siete pronte? Volete che cominciamo la nostra meditazione? Come al solito, non so dove ci porterà, ma comunque noi partiamo e vediamo dove il creatore ci porta oggi. Va bene? Ok. Ok. Allora, prendete una posizione comoda intanto. Allora, spero che mi sentiate bene. Cerco di avvicinare così mi sentite meglio. Ciao Roberta. Ok, e Domitilla, ciao. Benissimo. Allora, prendiamo una posizione comoda e facciamo 3 respiri profondi. E con ogni espiro, espiriamo tutte le preoccupazioni, le eventuali preoccupazioni. Qualsiasi cosa. Non fa parte di questo momento ora. Immaginiamo di centrarci nel nostro cuore, di collegarci al nostro cuore, se qualcuno lo vuole può mettere temporaneamente le mani sul cuore.
E respirate nel cuore. E lasciamo che questo cuore si allarghi. Questa volta, invece che farlo diventare materia liquida, lasciamo che si allarghi. E che diventi un vortice. Un portale. Un passaggio verso un'altra dimensione. E lasciamoci risucchiare completamente dentro, abbandoniamoci. E ognuno di noi galleggi, ostia, in questa materia, che è la materia del cuore. E lasciamoci portare nell'abbandono dove il nostro cuore vuole portarci. È come se ci fosse della materia intorno a noi, liquida, calda, è materia primordiale. Quando tutto ebbe inizio. Quando non c'era ancora la mente. Quando eravamo solo coscienza. Quando eravamo solo coscienza, un punto di coscienza,
all'interno dell'universo. All'interno di coscienze più grandi. Quando tutto era uno. E non lo sapevamo. E sentite il movimento e il battito. Di questa grande coscienza. Dove miliardi di altre coscienze risiedono. In questo luogo non c'è inizio né fine. Ma tutto è un eterno divenire. Lasciamoci rigenerare, resettare completamente. Dalla saggezza e unità di queste coscienze. È un reset fisico, emotivo, mentale e spirituale. E da qui espandiamoci all'infinito. Chiediamo al Creatore di portarci a conoscere, a
anche altri livelli di esistenza. Possiamo muoverci alla velocità della luce in varie dimensioni. E chiediamo al Creatore di farci esplorare la dimensione della luce sua. Sentiamo che il Creatore viene a visitarci. E accende ogni atomo di coscienza. Creatore, illumina le coscienze. Le coscienze dell'umanità, la mia, la grande coscienza della Terra. E cambia tutto ciò che ci trattiene. I ricordi. Lasciamo emergere. Dono i ricordi che vorremmo non trattenere presso di noi. Potrebbero essere ricordi di questa vita o di altre vite. E possono apparire come fotogrammi. E Creatore, illumina questi ricordi e cambiali.
E guardiamo che anche dalla grande coscienza la coscienza collettiva emergono dei ricordi da ritirare. E mentre tutto questo accade, noi rimaniamo nella luce del Creatore. Ci sono anche molti aiutanti che stanno ripulendo completamente questa coscienza. Entità angeliche. Affidiamo tutto quanto vada ripulito a questa entità, al Creatore. Affinché questo avvenga. E nel frattempo diciamo al Creatore, Creatore, portami nei piani più alti di esistenza. Dove c'è luce e amore. E sentiamoci tirati su dal Creatore. Fino a raggiungere il piano di luce del Creatore di tutto ciò. Sentiamoci inondati di luce. E chiediamo al Creatore che ricrei cose buone. Semi di coscienza buona.
aspetti di coscienza che noi non conoscevamo. Ma che possono farci cambiare nelle sfumature, nel comprendere di più, nel conoscere di più. E nell'essere più amorevoli. Nei confronti di noi stessi e degli altri. Adesso chiediamo che il Creatore metta questi semi di coscienza anche nella grande coscienza collettiva. Sono semi dorati. Chiediamogli un'operazione di bonifica nel terreno della coscienza collettiva. Il Creatore tutto può. Cambiare la materia e coltivare una coscienza. Osserviamo quanti segni di nuove informazioni che la coscienza collettiva non conosceva. Di nuove possibilità di incrementare la gioia dell'umanità e la prosperità dell'umanità. Il Creatore sta piantando, sta lasciando nella coscienza collettiva. Dentro quanti cuori questi semi sono penetrati? Dentro quante consapevolezze? Osservate quante persone hanno un sussulto. E stanno cominciando
ad accorgersi di qual è la sensazione dell'amore. Di che cosa sentono di essere amati. Per alcuni sarà un ricordo, per altri una nostalgia, per altri un'illuminazione. Per altri un grande calore. Una grande commozione. Diciamo che questa informazione si espanda in tutti gli strati di coscienza, in tutti i livelli dell'essere individuale e collettivo, fino ad informare il DNA, fino a risvegliare quell'informazione che rimaneva assopita in alcuni a livello del DNA. E come la Terra cominci a ricordare ci saranno alcune persone che avranno un forte sentore di questo nei polmoni. E cominceranno a sentire per la prima volta che possono respirare. E chiediamo che questa informazione vada anche in coloro, soprattutto in coloro che adesso stanno soffrendo, e vada a riscaldare e a bruciare dove c'era freddo e costrizione e immobilità. Lasciamo che il fuoco alchimico dell'amore, del creatore, bruci tutte le fissità, tutti i blocchi. Tutta l'ignoranza. Tutta l'ignoranza e la cecità. Se avete parti
che ancora non vedono, lasciate che brucino. O che non sentono, o che non provano. Lasciate che brucino. Nella fiamma del Creatore, nella sacra fiamma dello Spirito del Creatore. Lasciate che le impurità raccolte vengano bruciate senza giudicarle. Lasciate che il Creatore e lo Spirito del Creatore faccia il suo lavoro senza intromettervi. Brucerà anche i dolori del corpo, i dolori dell'anima, i dolori del cuore. Offriteli. A questa purificazione. Ricordate che questo fuoco alchimico è anche il fuoco dell'Arcangelo Michele. Che con la spada fiammeggiante purifica. E ripulisce, rigenera. Possiamo lasciare che questo fuoco lavori finché dovrà lavorare.
senza bisogno che questo processo si interrompa, perché tra qualche minuto chiuderemo la meditazione. Ma chiediamo che il Creatore vada avanti nel suo lavoro finché noi saremo completamente liberi. Ringraziamo. Ringraziamo il Creatore per questo lavoro di pulizia del nostro sistema, della nostra coscienza, dei nostri corpi sottili, del nostro corpo fisico e per il lavoro di pulizia della coscienza collettiva di questa umanità. Oggi. Per l'intervento dello Spirito, della Shekinah, che il Creatore ha voluto mandare per fare questo lavoro, la fiamma dello Spirito Santo, che ha lavorato attraverso di noi. Tutti i maestri invisibili agli occhi che sono arrivati, e dell'Arcangelo Michele, delle schiere degli Arcangeli Michele. Sono arrivate per aiutarci. E quando ci sentiamo pronti, sempre chiedendo al Creatore di portare a termine il lavoro anche durante la giornata, ritorniamo qua e ritorniamo al nostro cuore di adesso. Bene, ragazzi. Siete tornate tutte? Spero che la meditazione vi sia piaciuta. È stata una meditazione di grande pulizia. Grazie per tutti i cuori. Grazie Creatore per questo grande dono. Ciao Silvia, grazie. Ciao Esther, grazie Emma, eccoci. Se volete condividere abbiamo ancora qualche minuto, ricordandovi comunque che la prossima meditazione ci sarà venerdì, sempre alle 10. Bellissima. Valtiero, semplicemente grazie. Tanto fuoco. Paola, grazie, grazie a te, grazie Emanuela, grazie Maria Pina, grazie, grazie, grazie Patrizia, bella Sara, anche tu bella Silvia, belle tutte, Maria grazie, grazie mille, grazie Sara, ciao Oriana, Antonella, Mimi, grazie, grazie Alba, grazie, meravigliosa pace che ci doni Sara, grata, grazie anche a te Katia. Grazie, meravigliosa, grazie cara. Grazie
Elisa Rossi, ciao. Che meraviglia, grazie infinite, grazie. Marilena, Adriana, grazie a voi. Sì, non so se potete, Eliana dice grande respiro interiore, pulizia, non so se potete respirare e sentire come respiriamo meglio. Grazie Creatore. Grazie. Bene, sono molto contenta. Allora vi rimando a lunedì alle 10 e vi ringrazio di questa possibilità di lavorare tutti insieme e di ricevere queste grandi benedizioni del Creatore. Vi mando un abbraccio grande, grande, buon weekend e buon proseguimento con tutte le altre persone. Vi voglio bene, grazie mille. Grazie di tutti. Meditazioni che aiutano tanto, grazie, stupendo, stupendo. Il mio cuore palpita forte di grande emozione, grazie. Grazie Maria, grazie, ti sento davvero. Sara, grazie, grazie di cuore. Grazie Creatore per questo grande dono, grazie Sara. Che bello che sono che pulire, sei splendida Sara. Grazie, grazie a voi. Ciao ragazze, ci sentiamo allora lunedì, ciao. Buona giornata. Tante benedizioni. Ciao.